Io do la parola a Pizzinato, che ci racconterà un po' come approccia tutto il sistema di alleanze e di mediazioni per arrivare a una legge che tenesse conto delle battaglie e delle lotte sui diritti. Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori, l'Associazione Nazionale degli Scienziati per motivi politici e sindacali per avermi invitato a questo convegno, al fine di poter svolgere una riflessione, dare un contributo alla riflessione che è aperta, ormai mezzo secolo e passa, dalle battaglie che si sono state condotte per conquistare la giusta causa degli licenziamenti, le lotte che ci hanno consentito di conquistare lo statuto dei diritti dei lavoratori e contemporaneamente conquistare la legge 36 del 74 che innanzitutto, come è stato riferito, ha significato un risarcimento in primo luogo politico e morale nei confronti di decine e decine di migliaia di militanti sindacali e politici, oltre che la ricostruzione delle posizioni previdenziali. Vorrei partire da una considerazione generale. I lavoratori italiani, come nessun altro paese europeo, sono stati protagonisti della lotta antifascista nel nostro paese e della lotta di liberazione, a partire dagli scioperi del marzo 1943-44, e protagonisti della lotta partigiana. Un ruolo questo è sempre necessario, io credo, sottolinearlo, che è stato sanzionato e implementato nella Costituzione della Repubblica del nostro Paese. Come sottolineava due anni fa il Presidente della Repubblica Ciampi, celebrando il 60° anniversario di quegli scioperi a Sesto San Giovanni, implementazione che si ha già nel primo articolo della Costituzione, nel momento in cui afferma che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi un ruolo della classe operaria che è riconosciuto nella legge fondamentale del nostro Paese. È giusto sottolineare inoltre che, veniva già fatto da chi mi ha preceduto, come i lavoratori, la classe operaia, il movimento sindacale del nostro Paese hanno dato un contributo che è stato decisivo nella ricostruzione economica del Paese, nella costruzione della democrazia. Fondamentale è stato il ruolo nel referendum sulla monarchia nel far vincere la Repubblica e poi il sostegno alla Costituente che ha elaborato e approvato nel 46-47 la Costituzione repubblicana, approvata in un momento difficile, fine 1946, è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. È bene sottolineare questo perché la situazione cambia, a mio parere, radicalmente con la costituzione del quarto governo De Gasperi nel maggio del 1947, quando l'onorevole Mario Scelba, che era una delle figure di destra all'interno della Democrazia Cristiana, passa da ministro delle poste a ministro degli interni, con tutto quel che significa, e successivamente all'inizio del 48, quando ministro della difesa diventa l'onorevole Pacciardi. È giusto sottolineare questo
sia un passaggio chiave della storia del nostro paese e che ha un rapporto stretto con i licenziamenti di rappresaglia, con le discriminazioni e con le lotte che hanno seguito. Il quarto governo De Gasperi significa la rottura dell'unità nazionale, dell'unità antifascista. Significa che con quei due ministri nei posti chiave dell'interno e della difesa inizia la discriminazione politica nei confronti degli ex partigiani, incomincia l'espulsione dei corpi di polizia, della pubblica sicurezza, dai corpi militari, in particolare dall'esercito. Credo che emblematico da questo punto di vista fu l'allontanamento da parte del ministro Scelba, ministro dell'interno Scelba, l'11 novembre del 1947, del prefetto della Liberazione Troilo dalla prefettura di Milano. Quindi si ha con questo passaggio la fine del dopoguerra che vede le forze antifasciste e democratiche unite e con un mutamento profondo. Il 48, la sconfitta del Fronte Popolare, la vittoria della Democrazia Cristiana con la maggioranza assoluta, 18 aprile, nell'autunno di quell'anno si ha la rottura dell'unità sindacale che era stata realizzata con il patto di Roma del 1944 e che verrà poi la costituzione della CISL e della UIL. Le discriminazioni assumono anche un altro carattere, è giusto ricordarlo, e cioè abbiamo non solo allontanamenti dai prefetti, dalle forze di polizia, degli ex partigiani, di coloro che avevano combattuto con l'esercito di liberazione o in degrado rispetto ai livelli che avevano raggiunto, ma siamo anche rappresaglie e che aumentano mese dopo mese e che hanno anche altre caratteristiche, e cioè in altre parole, nelle diverse realtà del paese si hanno solo i licenziamenti individuali e collettivi senza giustificato motivo, ma unicamente quali rappresaglie e discriminazioni per motivi politici e sindacali, fino, come veniva prima ricordato da Bianchi, con la creazione di veri e propri reparti continui. A Torino, vicina Rossa, alla FAG di Sesto San Giovanni, e potremmo a lungo elencare i molti reparti confini. Quando si parla di reparti confini bisogna ricordarlo alle giovani generazioni, che significava che si veniva allontanati da posti qualificati dove si esercitava la propria professione in relazione alle capacità, alla professionalità, unicamente perché si era attivisti sindacali, perché si era componenti di commissione interna, perché si erano attivisti politici, e relegati in reparti, non solo dequalificati dal punto di vista professionale, ma in molti casi senza esercitare nessuna attività. Ricordo un tecnico della FAR che prima di essere portato nel reparto confino gli si faceva, gli dava un pacco di giornali, al mattino si diceva segna con la matita rosso blu queste parole, da tecnico della fabbrica ridotto, umiliato in queste condizioni. Quindi assumono discriminazioni un carattere diverso, da licenziamento all'allontanamento al degrado. Anche qui, per fare un esempio, il comandante dell'aeroporto di Roma, che viene declassato semplicemente a essere da comandante, da capo dell'aeroporto, a dirigente della manutenzione dei mezzi di trasporto. Abbiamo un nuovo fenomeno,
di un altro passaggio che non possiamo dimenticare, che è molto significativo nella storia sindacale e politica del nostro paese. Nel 1953, dopo il primo accordo separato di carattere interconfederale che viene sottoscritto da CISL e UIL, dopo mesi di trattativa unitaria e dopo che si era realizzato lo sciopero generale unitario d'Italia per conquistare il conglobamento della scala mobile della contingenza nelle retribuzioni e su questa base avviare la ridefinizione delle retribuzioni non solo a livello di ogni categoria ma negli stabilimenti, anche la contrattazione a livello aziendale subisce le discriminazioni, il carattere antisindacale. Dopo quell'accordo, in fabbrica, negli uffici, i componenti della commissione interna della CGIL, anche se sono maggioranza, anche se hanno ottenuto i voti della maggioranza dei lavoratori, non vengono più convocati alle trattative per la questione di quell'accordo interconfederale. Ricordo a questo riguardo la mia esperienza personale, ero appena stato eletto in commissione interna alla Borretti di Milano, fummo ricevuti dalla direzione generale per il riconoscimento, tanti complimenti perché avevamo ottenuto tanti voti e quindi si complimentavano con noi, ma dalla settimana successiva la maggioranza dei componenti della commissione interna non aveva più diritto, secondo la direzione, secondo la Confindustria, di partecipare al tavolo delle trattative. In altre parole, si escludeva dalla trattativa chi rappresentava la maggioranza. Ricordo a questo riguardo un episodio che contemporaneamente a questo la direzione sospese due operai che erano stati protagonisti degli scioperi del 43-44, che erano poi stati combattenti partigiani. Prima li trasferiscono in un altro reparto e gli affidano una mansione inferiore a quella loro tradizionale, ma poi li sospende dal lavoro, non gli consente più di mettere piedi in fabbrica. Quando si protesta rispondono: ma che volete? Non li facciamo lavorare, gli paghiamo lo stipendio, restano a casa, possono riposarsi. Quindi abbiamo forme di discriminazione di diversa natura, ma che colpiscono al cuore l'assetto fondamentale della anche della contrattazione sindacale e della tutela dei lavoratori. Ebbene, a questo riguardo, che sia in aperta violazione con gli articoli 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, che a partire quindi dalla fine del 1947 e fino al 31 agosto del 1966, quando venne approvata la legge 604 che poneva fine al licenziamento ad nutum per un cenno, furono licenziati decine, centinaia di migliaia di lavoratori. In altre parole, sia quel primo passaggio, dopo qualche anno, grazie alla svolta e alle lotte dell'autunno caldo del 1969, finalmente nel maggio del 1970 conquistiamo lo statuto dei diritti dei lavoratori. A quel punto si è determinato una svolta. A quel punto si apre, come veniva prima ricordato da chi mi ha preceduto,
sindacale che si era costituita ad Olimpo e di cui Bianchi è uno dei protagonisti. Si ha un primo passaggio, veniva riaccennato adesso dal compagno di Catanzaro, quando in un confronto serrato in Parlamento si riesce a prevedere il riconoscimento per coloro che non avevano avuto riconfermato l'occupazione presso le Ferrovie dello Stato o presso altri enti, ma contemporaneamente il governo, anche se accoglie un ordine del giorno al Senato, siamo negli anni 70, che dice che estenderà queste norme anche ai lavoratori del pubblico impiego, non si riuscirà a determinare questa esenzione. La battaglia è lunga. Ricordo che nel contempo le discriminazioni assumevano un carattere vergognoso, per usare un'espressione ancora gentile rispetto al tipo di rapporto. Permettetemi di ricordare fra i tanti due episodi. Mi ricordo quando la direzione degli Innocenti di Lambrate allontanò, o meglio disse che trasferiva perché aveva bisogno delle sue capacità, il tecnico che aveva progettato la famosa Lambretta, e come soluzione lo trasferiva in Sicilia all'ufficio vendite della stessa Innocenti. Oppure ricordo un altro episodio, quelli che sono qui in sala molti lo ricorderanno, quando il genero della Geloso si mise a sparare dalla finestra alla manifestazione di operai che protestava contro i licenziamenti, eravamo nel 1962, è vero che sono passati più di 40 anni, ma tutti i componenti della commissione interna furono licenziati. In qualche caso qualcuno di questi ha avuto il riconoscimento dopo l'ultima riapertura, proprio negli scorsi, negli ultimi anni. Quindi noi siamo in presenza. Io vorrei sottolineare un aspetto. Prima si è richiamato la storia della democrazia negli ultimi secoli. Io vorrei sottolineare un altro aspetto. Noi siamo in presenza, in quegli anni, in quei due decenni, che i protagonisti delle lotte per la riconquista della libertà e della democrazia nel nostro Paese, per la conquista della Costituzione repubblicana, che implementa nei suoi articoli i valori della Resistenza, erano coloro che erano esclusi di beneficiare di questi diritti. In altre parole, dei diritti democratici, sociali, del lavoro, che erano riconosciuti nella Costituzione. In altre parole, che cosa abbiamo avuto in quei due decenni? Che la Repubblica Italiana, fondata sul lavoro, escludeva dal territorio nazionale le fabbriche. Quando si arrivava al cancello delle fabbriche o degli uffici era vietato l'ingresso al suo interno dei diritti democratici, dei diritti sindacali, dei diritti politici. Ecco quindi la battaglia. È a fronte di questa realtà che la CGIL in quegli anni unisce due momenti della sua iniziativa. Da un lato dispiega la sua azione per lo sviluppo del Paese, per lo sviluppo dell'occupazione, la battaglia per la riforma agraria, la battaglia per il piano del lavoro, anni 50, gli scioperi alla rovescia nelle campagne o nelle fabbriche, basta ricordare a questo riguardo le Reggiane, siamo in Emilia, e nel contempo la battaglia per realizzare i contratti nazionali di lavoro. Non dimentichiamo che la Piombo conquista il suo primo contratto
solo nel 1954 i metalmeccanici conquistano il primo contratto nazionale dopo la liberazione, 10 anni dopo, e nel contempo anche inizia a sviluppare, facendo tesoro delle discriminazioni che erano state compiute dopo l'accordo separato sul comprovamento, della contrattazione aziendale, sia un momento molto alto, come con la lotta degli elettromeccanici e il Natale in piazza del Duomo a Milano. In altre parole, assieme a questo, la CGIL pone con forza, a partire dal congresso di Napoli, l'obiettivo di realizzare la giusta causa dei licenziamenti e contemporaneamente lo statuto dei diritti dei lavoratori, cioè portare la Costituzione in fabbrica. Sono obiettivi che si riesce a conquistare solo nella seconda metà degli anni 60 sino al maggio del 1970 con lo Statuto dei diritti dei lavoratori. E partendo da questi risultati, mi scuso se l'ho fatta un po' lunga, forse con qualche ripetizione, ma è giusto sottolineare quali sono stati i passaggi, gli elementi fondamentali di questa battaglia, che sia via in Parlamento la battaglia per conquistare prima il risultato sugli ex dipendenti degli enti pubblici, fondamentalmente Ferrovie dello Stato e Cantieri Navali, il riconoscimento della ricostruzione delle posizioni previdenziali. Siamo questo nel marzo del 1971. L'iniziativa, che dura per 2 legislature, porta poi nel febbraio del 74 a conquistare la legge 36, che prevedeva appunto la ricostruzione delle posizioni previdenziali dei lavoratori licenziati per motivi politico-sindacali e religiosi. In altre parole, finalmente si ha l'atto di giustizia nei confronti di chi è stato protagonista della costruzione, o meglio, prima della riconquista della libertà e della democrazia, poi della costruzione della democrazia nel nostro paese, dell'insediamento e del radicamento del sindacato nei luoghi di lavoro e la battaglia per avere il potere di contrattazione all'interno dell'azienda. Sono migliaia le domande, sono oltre 18.000 coloro che hanno finalmente riconosciuto questo diritto. Però vi è un dato, io vorrei ancora richiamarlo: molti di coloro che furono licenziati dalle fabbriche, cacciati dalla polizia perché ex partigiani, cacciati dalle pubbliche amministrazioni, licenziati perché erano militanti o attivisti politico o sindacale, avevano un marchio, non trovavano più occupazione nel nostro paese. Migliaia e migliaia di essi non hanno una sola che un'alternativa per poter vivere onestamente, come hanno fatto in tutta la loro vita, emigrare all'estero per trovare un'occupazione. Questa condizione non consente a loro, non avendo le necessarie informazioni, di fare le domande. E quindi abbiamo decine e decine di migliaia di ex licenziati per rappresaglia che non hanno potuto, nei termini di 2 anni stabiliti dalla legge 36, di presentare la domanda. Nel 1977, con la legge 4, e poi nel 79, con la legge 648, si riaprono i termini e migliaia di coloro che non avevano potuto presentano le domande e oltre 8.000 sono riconosciuti. Siamo attorno ai 23.
riconosciuti. Si comincia una nuova battaglia. Io vorrei sottolinearlo anche in riferimento a che cosa fare dopo il 10 di aprile. Lo sottolineo perché ho seguito le vicende prima con responsabilità sindacale e poi in Parlamento, come prima ricordava il compagno, il senatore Asquini. E cioè, sin dal 1992 noi ripresentiamo all'undicesima legislatura, presentiamo la proposta di riapertura dei termini. Si arriva alla conclusione dicendo che non vi sono disponibilità finanziarie, si rifà nella dodicesima legislatura. Solo alla tredicesima legislatura, nel momento in cui il centro-sinistra vince le elezioni e si governa il paese, si riesce a definire la riapertura dei termini che consentono nuovamente a migliaia di coloro che non avevano potuto precedentemente presentare la domanda o che erano stati respinti perché non vi era sufficiente documentazione, presentare le domande e averle accolto e riconosciuto il loro diritto a un risarcimento. Abbiamo, e è un quinto aspetto, ma in tutti questi decenni non si riesce, benché il governo si fosse impegnato sin dal 1971, con il voto che vi era stato sull'ordine del giorno al Senato a farlo, a definire il riconoscimento di questi diritti a coloro che erano stati allontanati per rappresaglia politica, antisindacale e contro i combattenti della Resistenza, dalle forze di polizia, dall'esercito, dalle pubbliche amministrazioni. Sottolineo questo perché solo nel febbraio 2001, due mesi prima che si vada nuovamente alle elezioni, si riesce ad approvare una legge che è frutto di una lunga mediazione, anche trasversale, che riconosce finalmente il diritto al risarcimento per gli ex licenziati dei pubblici dipendenti. Sottolineo questo perché oltre un migliaio sono state le domande presentate, benché fosse trascorso più di mezzo secolo, 50 anni da quando erano avvenuti i licenziamenti. Ma malgrado questo non ancora hanno visto risolto il problema, ci sono centinaia di domande che ancora non sono state risolte. Io voglio sottolineare che la legge 30 del 2001, pur con i ritardi di mezzo secolo e con i limiti della stessa, con questa legge si sia finalmente non solo reso giustizia agli ex dipendenti licenziati dallo Stato, ma che contemporaneamente con questa legge lo Stato, le istituzioni pubbliche hanno di fatto riconosciuto di aver violato i diritti costituzionali, i diritti del lavoro nei confronti dei propri dipendenti. E cioè non vi è solo un risarcimento, ma vi è il riconoscimento che la Repubblica fondata, che i governi, le istituzioni della Repubblica fondata sul lavoro avevano violato le regole e i diritti nei confronti in primo luogo di coloro che avevano consentito con i loro sacrifici, con le loro lotte di costruire un paese democratico e le regole democratiche nel nostro paese. Io ritengo, ne approfitto che c'è qui il segretario della CGIL di questo territorio, ho visto prima anche il segretario nazionale Nerozzi, quest'anno si celebrano i 100 anni della CGIL.
cent'anni del sindacato confederale, tanta storia del nostro paese. Io credo che tanta parte di questa storia del sindacato confederale si deve anche alle migliaia e migliaia di licenziati per rappresaglia politico-sindacale che con il loro agire, con il loro operare, con i loro sacrifici hanno consentito di radicarsi nei luoghi di lavoro pubblici e privati del sindacato, hanno consentito con la loro azione di porre fine alle discriminazioni e di far vivere finalmente, a partire dagli anni 70, i diritti costituzionali nei luoghi di lavoro. Ebbene, come abbiamo visto anche stamattina, sono decine e decine le pubblicazioni realizzate nelle diverse realtà del nostro paese su questa storia, sulle lotte, i sacrifici e i risultati. Io mi permetto qui di proporre che sarebbe necessario, in occasione del centenario della CGIL, che la CGIL nazionale, assieme alla Fondazione Di Vittorio, che è fra i promotori di questo convegno, nei prossimi mesi operi perché si dia vita a una pubblicazione che faccia la storia nazionale di queste lotte, dei sacrifici e di coloro che con modestia ma con determinazione hanno consentito di realizzare questa svolta nel nostro paese. Come ricordava prima
Pasquini, l'attacco all'articolo 18, la precarizzazione del lavoro. Io vivo a Milano, non ricordo una situazione come quella attuale, credo che sia emblematica. Il 75% degli avviati al lavoro nel 2005 sono precari, hanno lavorato mediamente 81 giorni, 75%. Nel 2004 erano il 62%. Fondamentalmente significa che oltre il 95% dei giovani fra i 18 e i 35 anni sono precari, un'intera generazione che viene massacrata socialmente, cosa che avevamo superato con la conquista dello Statuto dei lavoratori, la giusta causa. Siamo di fronte a queste scadenze e avendo alle spalle questi fatti, bisogna che compiamo una svolta, bisogna mandare a casa chi ha determinato questa situazione negli ultimi 5 anni, rilanciare il Paese, far vivere i valori per i quali decine di migliaia di operai, di impiegati, di poliziotti, di carabinieri, di soldati si sono battuti per far vivere la democrazia nei luoghi di lavoro, nelle pubbliche amministrazioni, nei corpi della polizia e dell'esercito dello Stato. Come si fa? Dando una maggioranza diversa, cambiando il governo, si fa cancellando la destrutturazione, la distruzione della Costituzione, votando no al prossimo referendum. Io credo che questo sia il modo concreto per far vivere la nostra esperienza. Compete a noi che non siamo giovani far vivere questi valori alle nuove generazioni in modo che vi sia un salto di qualità. Più complessivamente per il Paese, per noi, per le future generazioni. Grazie per l'attenzione. La parola adesso a Giuseppe Gregori che ci rappresenta la situazione che è stata accennata anche da Pizzinato della questione toscana. Buongiorno a tutti, grazie di aver organizzato questa iniziativa e di averci dato l'opportunità di intervenire. Io rappresento Per il Lavoro e la Democrazia, che è un'associazione costituita a Prato in Toscana, con il contributo dei compagni lavoratori che, avendo ottenuto i benefici della legge 36 nella riapertura del 99, hanno voluto costituire appunto un'associazione che avesse per scopo quello di raccogliere documenti e studiare la storia del movimento dei lavoratori nella nostra provincia, dei flussi economici, della realtà sociale della nostra area. Abbiamo allo scopo realizzato anche convenzioni con l'Università di Firenze in modo che con i nostri fondi finanziamo le ricerche e aiutiamo i giovani a pubblicarle. La nostra è una realtà prevalentemente tessile, l'industria di cui si tratta è l'industria tessile, molti lo sapranno, Prato è stato nell'ultimo mezzo secolo del XX, è stato il più grande polo industriale tessile del mondo, con un'organizzazione particolare, quella del distretto marshalliano, che è oggetto di studio, di ricerca e di approfondimento da parte di ricercatori di tutto il mondo. Naturalmente anche noi siamo orgogliosi di questa città, che a sud di Bologna è ancora il più grande polo industriale del nostro paese, con 40.000 addetti e con un fatturato che ancora oggi supera i 5 miliardi di euro, quindi siamo ancora in una grande area industriale. Tuttavia, nel periodo che va a cavallo tra la fine degli anni
40 e inizio degli anni 50, e quella realtà industriale ha avuto una straordinaria trasformazione, con la chiusura e lo smantellamento di tutte le fabbriche a ciclo completo e con la nascita appunto del distretto fatto di lavorazioni esternalizzate, di laboratori terzisti che garantivano flessibilità, capacità di innovazione, qualità, ma purtroppo garantivano pochi diritti ai diretti interessati. La fase di decentramento, che è durata circa 5 anni, dal 49 al 54, si è materializzata nell'espulsione dalle fabbriche di migliaia di lavoratori, a cominciare dai tessitori, per finire con i filatori e altri tipi di attività, e di costringere questi lavoratori, se volevano portare a casa uno stipendio, non a emigrare per fortuna, ma a diventare lavoratori in conto terzi, cioè a comprare i macchinari a sconto lavoro dagli imprenditori e a naturalmente autosfruttarsi, perché dovevano contemporaneamente mantenere sé la famiglia, pagare l'energia elettrica, pagare il debito con l'imprenditore che gli aveva dato la macchina a sconto lavoro, pagarsi l'assistenza sanitaria, e non avanzava nulla per accantonare per la previdenza, come appare logico. Peraltro, fino al 59, cioè fino a che non fu approvata la legge quadro sull'artigianato, quei lavoratori non avevano nessun tipo di assicurazione previdenziale, perché la figura del lavoratore in conto terzi era sconosciuta e non normata dall'ordinamento della Repubblica. Quindi noi abbiamo avuto in quegli anni tra i 10 e i 12 mila licenziamenti, espulsioni dalle fabbriche, la stragrande maggioranza dei quali sono diventati lavoratori in conto terzi. Molti di loro, quando sono andati in pensione, non avevano maturato la minima e quindi si ritrovavano la pensione con il minimo integrato. Quella nella nostra area è diventata una battaglia importantissima, quella di far applicare la legge 36, che nella prima uscita, quella del 74, fu quasi sconosciuta. Poi siamo stati artefici della riapertura del 79 e soprattutto siamo stati la testa di ponte, diciamo l'avanguardia, che ha portato alla riapertura del 99. Antonio Pizzinato, che è qua accanto a me, ci ha dato una grossa mano, insieme a altri compagni che in Parlamento hanno sostenuto questa battaglia. Ne voglio ricordare uno solo perché non è più tra noi, il compagno Novello Ballanti, che è stato anche segretario della Camera del Lavoro di Firenze, che si era battuto a lungo per la riapertura di questa legge, e io credo che meriti di essere qui ricordato. Ora noi abbiamo bisogno di un ulteriore passo avanti, lo diceva Pizzinato prima. La frammentazione del nostro sistema produttivo, il fatto che i lavoratori licenziati e discriminati si siano persi in mille rivoli, non è che si siano riuniti in gruppi, si sono persi in mille rivoli, considerate che noi abbiamo 8.000 imprese nella nostra area, e quindi è stato difficile organizzarli, si sono dovuti contattare uno per uno, quindi molti sono restati fuori anche con la riapertura del 99, non hanno potuto far valere i loro diritti, sono restati fuori, e quindi noi abbiamo bisogno di una ulteriore riapertura. Noi affronteremo questo scontro e questa ulteriore battaglia. Io mi immagino già che non sarà facile, perché le resistenze saranno molte, la situazione economica del nostro paese è quella che è, e quindi noi sappiamo benissimo che ci saranno delle difficoltà. Noi affronteremo questa battaglia con lo spirito che abbiamo affrontato
tante altre battaglie. Io voglio solo ricordare che pure in momenti di grande difficoltà, negli anni 50, il movimento operaio di Prato dette un contributo fondamentale alla legge che portò alla parità salariale tra lavoratrici e lavoratori tessili. Così come sotto l'impulso di Pizzinato, negli anni 80 noi abbiamo dato un grande impulso, forse fondamentale, per la legge 108, che non a caso a Roma chiamano la legge di Prato, cioè la legge che in qualche modo regolamenta, se non come lo statuto, ma in maniera più civile di quanto non avvenisse prima, regolamenta i licenziamenti nelle piccole imprese industriali, costringendo i datori di lavoro a motivare e comunque prevedendo un risarcimento in caso di licenziamento illegittimo. Ecco, con questo spirito, con questa tenacia che ci ha sempre caratterizzato, io chiedo che questa Assemblea ancora oggi approvi un ordine del giorno che io consegno alla Presidenza, in cui si auspica quanto ha auspicato Antonio Pizzinato nella sua conclusione, cioè che nella nuova legislatura tra le prime proposte di legge si presenti quella che riapre i termini della legge 36 e, d'accordo con Pizzinato, possiamo tranquillamente aggiungere anche la legge 30 per i pubblici dipendenti. Grazie. Ecco, io darei un benvenuto e un saluto dai compagni di Genova, o passalappo, sì, bene. Cari compagni di Bologna, vi ringrazio tanto per aver organizzato questo convegno che ci permette di rievocare e far conoscere meglio quella che fu la seconda resistenza, perché la prima l'abbiamo fatta, abbiamo fatto anche la seconda, delle nostre generazioni che tutti abbiamo vissuto contro lo scempismo e il padronato di ieri. Resistenza che è costata la vita, e vorrei ricordarlo qui, a decine e decine di contadini e operai ammazzati sulle piazze d'Italia perché volevano affermare il diritto al lavoro e per far avanzare la democrazia. Le discriminazioni che tutti noi abbiamo subito in quel periodo, con la cacciata dalle fabbriche, con licenziamenti squisitamente politici, perché inseriti alla CGIL Fion, ma soprattutto perché eravamo di sinistra, che si battevano per i diritti. Socialisti e comunisti solo per la difesa della Repubblica e a far conoscere la democrazia conquistata con la resistenza, sconfiggendo i nazifascisti. Cari compagni, queste sono memorie che non devono disperdersi. I giovani e i meno giovani devono sapere ciò che l'Italia fu in quegli anni, adoperarsi affinché mai più si possano ripetere queste esperienze. I partiti, specialmente quelli di sinistra, che su questo argomento ci sarebbe da aprire un capitolo. Chi vi parla è un compagno iscritto al PCI dal 44, PDS e DS. Sono leggermente addolorato perché ho la fortuna di avere 78 anni e di essere vivo. I più tanti miei compagni non esistono più, sono morti. La mia fabbrica, reparto confine, come diceva il compagno Pizzinato, a Genova, la SIAC, oggi dal Sindare, ha fatto un reparto confine e ha mandato là gli operai. Eravamo 84 lavoratori licenziati per motivi politici riconosciuti nel febbraio 76 dalla legge 36. Queste cose, credo, sono ancora un militante del DS, bisognerebbe fare in modo perché un bagaglio culturale storico che non deve essere disperso. È una cosa che per i giovani ha un grande
scenificato e credo di poter dire, mi scuso con qualche compagno del DS se qui è presente come dirigente dei DS, credo che anche il DS, il problema dei vecchi compagni, specialmente di tutti noi che poi abbiamo pagato quei licenziamenti politici, è un problema che si è un po' trascurato. E questo lo noto. Parliamo di memoria credo di poter dire. La memoria, se c'è ancora la fortuna di avere dei compagni in vita, dobbiamo non premiarli, non dare le cose, però questo senso non lo do. E per quello che ti ringrazio e sono veramente felice di essere venuto a Bologna da Genova, che avete organizzato questo meraviglioso incontro, semplice, però qui ci siamo, qui c'è un pezzo di storia dell'Italia, qui non mi vengono in arte, qui c'è un pezzo di storia dell'Italia. E questa è una cosa che mi fa piacere, che ho visto anche da alcuni giovani, è una cosa troppo importante, in questo momento particolare. Finisco nel dirvi, la politica, voi altri avete avuto, avete un vostro cittadino che si chiama Casini, presidente della Camera, che qualche mese fa ha scritto, intervistato da Repubblica, che i comunisti dovrebbero farsi perdonare e dovrebbero vergognarsi. Ma vorrei chiedere al presidente della Camera di Bologna di che cosa deve discolparsi una persona della mia generazione, sono nato nel 27, che ha creduto e militato nel Partito Comunista Italiano. Citerò la mia esperienza personale solo perché credo sia quella simile a quella di migliaia di compagni. Ho preso la testa nel 44, sono stato partigiano nella guerra di liberazione, che mi è sempre e tendo a dimenticarlo, è stato l'atto fondante della nostra Costituzione. Nel dopoguerra ho continuato l'attività politica, mandato via dalla polizia partigiana, entrato in una grande fabbrica, licenziato per motivi politici. Ho fatto il sindaco di un piccolo paese nell'entroterra genovese. Di che cosa devo vergognarmi? Se avete modo di incontrarlo qui per Bologna nelle vie, di che cosa deve vergognarsi un comunista? Di che cosa? Allora, dulcis in fundo, volevo dire questo. Tu che vivi nei salotti che chiamano oggi, di Roma qualche volta, o che vai da quelle parti, puoi pregare un attimo i compagni dirigenti del DS che quando Berlusconi e altri offendono, ma non mettono la storia, parlano del comunismo nel senso che tutti conosciamo, ma è possibile non dire apertamente in televisione il contributo determinante dato dai comunisti italiani, prima con la galera sotto il fascismo, nella resistenza, dopo la resistenza, dal 45 in poi. Abbiamo difeso la democrazia, abbiamo ascoltato, io non lo so, l'avete fatto anche voi altri a Bologna, noi comunisti di Genova, delle fabbriche, alla sera, bisogna dirlo adesso, pizzinato. Alla sera, quando si finiva il lavoro dalla fabbrica, si andava nel centro storico a togliere le macerie dei bombardamenti del 44. Questo facevano i comunisti e altri, ma la maggioranza eravamo compagni. Ecco perché siamo arrivati ai licenziamenti che hanno fatto i reparti confini. Per concludere, vorrei dire a chi ha delle responsabilità politiche e anche sindacali di parlare un pochettino più chiaro della storia italiana del Novecento e anche adesso fino a ieri.
perché mi sembrano queste impressioni che quasi quasi si è intemoriti perché non si vuole parlare di ciò che i comunisti hanno fatto nella Resistenza, dopo la Resistenza, e quello che hanno fatto fino per me alla Bolognina, per capirci. E allora dovremmo essere, dico la parola, orgogliosi e difendere ciò che abbiamo fatto. Non possono sempre comunismo, bolscevismo, abbiamo avuto grandi delusioni dalle democrazie popolari, dall'Unione Sovietica, lo capiamo benissimo, hanno commesso degli errori e forse anche degli orrori, ma i comunisti italiani siamo noi. E quello che abbiamo dato a questa Repubblica credo che sia qualcosa, insieme ad altri, di importante. Grazie compagni di Bologna, della mia generazione ed oltre, e io sono veramente tanto, tanto felice e contento perché il pensiero mio va indietro nel tempo, quando eravamo giovani che si lottava contro i fascisti e contro il Scelba.
anche la discussione di questa mattina ne faremo patrimonio, perché pensiamo che anche nella formazione dei giovani delegati della FIOM il pezzo della storia, della nostra origine sia oggi importante per capire la situazione in cui ci troviamo. Ovviamente abbiamo vissuto 5 anni disastrosi, non solo per il Paese, l'attacco all'articolo 18 e quindi alle conquiste che i compagni hanno fatto. Abbiamo tenuto, ci siamo mobilitati, oggi ci siamo ancora e siamo in grado di lottare. E questo avviene da questo esempio di compagni che hanno fatto conquiste importanti e mentre ce le raccontano stanno facendo ancora i sindacalisti lottando per aver riconosciuti i loro diritti, perché non ci raccontano solo una lotta ieri, ma ci raccontano una lotta che loro stessi continuano a fare. E questo credo che deve servire d'esempio. È evidente, dicevo, che abbiamo retto uno scontro terribile rispetto all'attacco che è stato fatto sui diritti, però abbiamo pagato anche dei prezzi. Adesso rispetto all'attualità non voglio riprendere temi di un tipico convegno sindacale, quelle delle trasformazioni, della globalizzazione, del mondo che cambia. Io credo che in particolare i padroni, scusatemi se li chiamo così ancora, perché a volte si chiamano i convegni in modo più gentile, abbiano da sempre il solito obiettivo, quello di ridimensionare o cercare di far fuori il sindacato. Io credo che in questi anni loro spesso abbiano rinunciato perfino al compito principale di fare i padroni o gli imprenditori non i padroni, per eliminare appunto il sindacato nei luoghi di lavoro, perché a questo serve la frammentazione nei luoghi di lavoro. E allora io credo che in questi anni dove abbiamo subito processi di riorganizzazione di crisi, guardate a volte pensate, a volte vedute, perché se allora c'è stata una rappresaglia che non ha paragoni con la situazione di oggi. Però in questi anni abbiamo vissuto, ed è l'unico termine che mi viene, so che non è appropriato, una rappresaglia lussuosa attraverso i processi di mobilità che avevano lo scopo prioritariamente di mettere fuori dalle fabbriche i lavoratori più sindacalizzati, i militanti sindacali, per sostituirli con lavoratori precari, per sostituirli con lavoratori che ovviamente non godevano di nessun diritto. E allora proprio sulla precarietà, a partire proprio dalla precarietà, che non solo offende la dignità dei giovani, dei lavoratori, non gli dà un futuro, non gli permette di programmare la propria vita, ma attenzione, prima di tutto scattano 2 meccanismi, non gli permette di organizzarsi nei luoghi di lavoro per difendere i loro diritti. E quindi la precarietà è uno strumento prevalentemente contro i diritti dei lavoratori, ma contro il sindacato. E guardate che nelle nuove forme organizzative non c'è bisogno neanche del controllo come c'era un tempo, perché un lavoratore in linea di montaggio alla Ducati non deve aspettare il capo che gli dica quanto pezzi fare, o li fa oppure sa che il mese dopo non sarà confermato con un contratto interinale o con un contratto a tempo determinato. E io quindi credo che in questa situazione dove il sindacato è un sindacato come la FIOM, che in qualche modo diritti e democrazia è quello che in qualche modo gli hanno permesso di tenere, di fare anche ultimamente, di rinnovare un contratto nazionale così difficile. Un sindacato come la FIOM che tiene alla sua indipendenza e che quindi, se volete, non indica partiti politici, io credo però che un sindacato come il nostro una cosa deve dirla. Dobbiamo lavorare, impegnarci tutti perché Berlusconi se ne vada, perché
se non abbiamo di per sé governi amici, ma dobbiamo stare nel merito sulla base di quello che fanno, sicuramente un nemico l'abbiamo. Ed è Berlusconi e i suoi amici. Credo che il centro-sinistra, e spero che a presto governi, credo però che deve capire che deve dare dei segnali, non di modifica, perché sono persone migliori delle altre di quello che è stato fatto, ma devono essere segnali radicali di cambiamento rispetto alla legge Moratti e rispetto alla legge 30. Sulla legge 30 non possiamo avere ambiguità, non possiamo dire che va modificata, che vanno aggiunte delle cose, che vanno aggiunte, che vanno fatte, vanno aggiunte dei puntelli perché non sia utilizzata come viene oggi dai padroni. Io credo che la legge 30 è un pezzo di quelli che va cancellata se vogliamo effettivamente ripartire e riconoscere la dignità dei lavoratori. Noi abbiamo fatto un contratto. Abbiamo fatto un contratto con delle lotte che nelle ultime settimane sono diventate anche aspre. E quel contratto dopo tanti anni è stato conquistato per le lotte che abbiamo fatto, non per le mediazioni del governo che erano impossibili, perché nessuno pensava si potesse fare una mediazione col governo Maroni. Ebbene, rispetto a quelle lotte io ho visto freddezza, e visto che qui abbiamo parlato tutti, anche io sono un compagno scritto di esse, però ho visto freddezza da parte della sinistra nell'appoggiare quelle lotte. Ho visto quasi un'attesa qui e a livello nazionale, anche quando abbiamo fatto iniziative di lotte nella massima correttezza, per esempio la stazione. Ecco, su questo dobbiamo credere di più nei giovani. Probabilmente con le azioni che hanno fatto gli imprenditori in questi anni, grazie al governo Berlusconi, grazie alla loro alleanza, probabilmente puntavano a distruggere attraverso l'espulsione dei lavoratori sindacalizzati dalle fabbriche, attraverso la frammentazione delle grosse fabbriche, attraverso le delocalizzazioni, attraverso il precariato. Beh, in fondo il nostro contratto dimostra che questo che non è riuscito, perché i giovani forse per la prima volta sono tornati ad essere presenti, sono tornati a lottare. Io credo che questo lo dobbiamo capitalizzare. Questo lo deve capitalizzare prima di tutto il sindacato, ma anche la sinistra, e questo è il motivo forse anche per ricordare quello che questi compagni hanno fatto e l'origine dei diritti che abbiamo ancora nel nostro Paese. Ovviamente la prima cosa che mi sembra giusto dire è quella di ringraziare e salutare tutti i compagni che sono qua oggi provenendo da altre realtà d'Italia, e di salutarli a nome di tutta la CGL di questa regione. Ho pensato un po' a come organizzare il mio discorso, e lo faccio in questo modo, compagni e compagni. Siccome, diciamo, i compagni e compagni che sono qua, sono intervenuti, hanno già rappresentato, diciamo, benissimo una storia, una memoria di cui sono stati protagonisti diretti, di cui ancora oggi hanno l'orgoglio e la passione di averla fatta. Più che sul ricordo del valore di quell'esperienza, di quella fase, di quelle lotte, penso che di provare a fare un ragionamento che prova invece non solo a ragionare sulla qualità di quelle lotte, che voi non solo avete ricordato, che voi rappresentate, ma di ragionare sul fatto che quelle lotte, quell'esperienza sociale, è in realtà un grande patrimonio, io credo, non solo per il passato e per l'oggi, è un patrimonio per il futuro e per le contraddizioni nuove, per la dimensione nuova delle contraddizioni che oggi la dimensione sociale, il suo rapporto con la democrazia incontra. Proverò a dire
quindi una cosa non solo da ricordare, ma che deve essere attualizzata, che è una cosa un po' diversa. Non sfuggo ad una prima cosa, qui perdonatemi, è una debolezza a cui non so resistere, che riguarda anche innanzitutto confrontarmi con una mia passione irrinunciabile, quella del discorso storico, e parto da qui per cercare di dire alcune cose a proposito di quello che ho dichiarato. Veniva prima introdotto un ragionamento sulla definizione del Novecento. Ora, questa è una cosa a cui personalmente non riesco a sfuggire. È stato rappresentato qui l'idea del secolo della democrazia. Altri hanno appunto, come è stato ricordato, usato il secolo della violenza, un secolo breve. Moltissimi storici non riescono a sfuggire a questa cosa, di identificare con una parola un secolo appena passato, così straordinario, complesso, feroce e bellissimo. Allora io dico, partendo da qua, che secondo me con una parola sola è difficile. E forse si potrebbe dire, faccio anche un piccolo gioco, mi permetto, che forse è stato il secolo della guerra e della democrazia. Non è stata una cosa sola il secolo. Dico della guerra perché in questo secolo è successa una cosa che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Due guerre mondiali, però sono nate entrambe in Europa e che sono state esattamente l'espressione dell'egemonia europea sul mondo attraverso la rivoluzione industriale e le contraddizioni che la rivoluzione industriale ha trasformato poi negli elementi strutturali delle due guerre mondiali. Ma dopo le due guerre mondiali, sì, lì sì, si apre una seconda fase del secolo che si può chiamare della democrazia, nel senso che parte una fase dove attraverso la costruzione degli stati sociali, diciamo così, in buona parte dei paesi più sviluppati industrialmente, si cerca effettivamente un fatto che qui storicamente straordinariamente significativo, e cioè di dare una dimensione sociale alla democrazia, e cioè di organizzare una democrazia che non si risolve nella libertà individuale, prevede la libertà individuale, ma non si risolve l'idea di democrazia che nasce nel dopoguerra, non solo in Italia, in modo diverso in buona parte dell'Europa, nasce come idea dove la democrazia non è solo la libertà individuale, è la libertà individuale dentro dei meccanismi di maggior giustizia sociale garantiti dallo Stato e dalle leggi. La Costituzione italiana, tradita negli anni 50, a cui tutta la vostra generazione, diciamo, direttamente ha subito quel tradimento e ha contrastato, è stata vittima, ma anche artefice di straordinari lotte negli anni 50. Gli anni 50 erano il tradimento della Costituzione, sostanziale. Così come lo statuto dei lavoratori, da un altro punto di vista, è l'estrinsecazione massima di una parte centrale della Costituzione, cioè quella che dice che la democrazia appunto non si basa sulla pura somma delle libertà individuali, perché i rapporti sociali hanno bisogno della libertà individuale, ma non possono essere descritti solo dalla libertà individuale, perché c'è un elemento di giustizia dentro la democrazia necessaria. Ed è il fatto che appunto i poteri sociali non sono uguali. Non è uguale il potere del singolo lavoratore col potere del suo datore di lavoro, del suo padrone, del suo imprenditore. Non è uguale in natura. Non è uguale nei rapporti sociali. E allora lo Stato, per garantire una democrazia, deve sostenere le libertà e, per esempio, la possibilità di organizzazione dei lavoratori e la garanzia della possibilità di organizzazione e di lotta dei lavoratori diventa necessaria perché la democrazia viva. Questo discorso sulla democrazia è un discorso di un'attualità totale. Non riguarda i rapporti sociali e la loro durezza degli anni 50. Riguarda i problemi dell'oggi. Da molte parti, infatti, ormai è aperta una discussione, negli ultimi anni è cresciuta, che guarda esattamente questo problema qui come un problema centrale delle società contemporanee. Perché? Perché alla fine del
piegare e invertire quella storia che ha costruito le democrazie basate sulla giustizia sociale, su un'idea e un programma di giustizia sociale che si risolve esattamente nel fatto che bisogna riequilibrare i poteri sociali. Questa è la vostra storia, questa è la storia, diciamo, delle conquiste anche sociali in Italia. Questa storia però ad un certo punto di nuovo va in crisi verso la fine del secolo. Va in crisi perché dopo il crollo dei due blocchi, che in qualche modo avevano consentito dentro l'Europa una più alta mediazione sociale, perché nella storia è riverso il modello alternativo a quello sostanzialmente del governo affidato puramente alla forza del capitale. Questo aveva consentito mediazioni sociali nell'Europa proprio di fronte al modello sovietico diverso. Col crollo dei due blocchi si è aperto un problema nuovo, che è appunto l'idea da parte di una fase del capitalismo mondiale di restringere gli spazi sociali dentro i singoli stati e di restringere la democrazia sostanziale. Perché questo oggi è il problema che ha di fronte i paesi più sviluppati del mondo. Restringere la democrazia nel senso detto prima. In un bellissimo libro di uno scrittore americano ma feroce critico del capitalismo, lui dice: la democrazia non può essere votare una volta ogni 4 anni e poi guardare la televisione. E in questo libro, che si chiama Il bene comune, cita diciamo la stessa teoria della democrazia fin dall'inizio, e cita Aristotele, che nel suo libro sulla democrazia appunto dice una cosa concettualmente fin dall'inizio chiarissima, e cioè dice: se c'è la democrazia, ci deve essere l'eguaglianza, se no bisogna correggere la democrazia, dice Aristotele. Perché se c'è la democrazia, chi ha meno cercherà di avere di più. E o si accetta questo, oppure inevitabilmente bisogna limitare la democrazia. Voi pensate il rapporto con la democrazia, come l'abbiamo conosciuta voi, come l'avete interpretata voi, di molti paesi in via di sviluppo, dove in molte situazioni il potere delle multinazionali limita i poteri dei parlamenti, apertamente, limita i poteri dei parlamenti. Alcune leggi non si possono fare, perché se no non ci saranno gli investimenti. Il problema della democrazia e del suo rapporto con l'uguaglianza è un problema assolutamente cruciale del mondo contemporaneo. E molte volte di questo, anche sul piano culturale, la sinistra politica è arrivata a questa discussione in un modo che molte volte è stato anche di subalternità. L'idea della democrazia dei diritti, appunto, è un'idea che ha a che fare con il rapporto tra la democrazia e l'uguaglianza e con questo fatto sostanziale, che la democrazia non si può risolvere solo nel puro diritto individuale, senza un diritto di organizzazione, senza una protezione da parte dello Stato dei rapporti sociali più deboli. Perché se avviene questo, la democrazia in quanto tale inevitabilmente si riduce e si ripropone un problema. Ne parlava da ultimo Martignani nell'attualità. Se noi oggi abbiamo uno Stato come quello italiano, un Parlamento, che approva una legge come la legge 30, che ha una filosofia dentro, anche i lavoratori sono una merce e quindi valgono per loro le regole del codice sostanzialmente civile. Le regole che regolano i rapporti commerciali fra impresa e impresa, fra chi vende un prodotto e lo compra. Queste regole devono valere anche per chi produce le cose. Quella è una legge antidemocratica, perché riducerà lo spazio sociale della democrazia, del contratto sociale. Cerca di isolare i lavoratori, di impedirne l'organizzazione come naturale contrappeso rispetto al potere economico e a chi detiene i mezzi, il capitale. Queste cose di cui parliamo sono cose del mondo di oggi, dei sindacalisti di oggi, e sono il cuore e tutta la sinistra del mondo di fronte. Perché questo problema anche culturalmente va preso in mano direttamente.
Cos'è successo negli ultimi anni in quel processo che si chiama di globalizzazione? Molte cose, ma ce n'è una che molte volte viene negata ed è quella centrale. E cioè che per una serie di fenomeni sotto il profilo politico della storia degli stati, se uno va a prendere il primo teorico economico, diciamo del neoliberalismo, che scrive negli anni 70, Milton Friedman, lui propone allora un'idea economica precisa e una teoria sociale altrettanto uguale, e cioè tutto il potere all'imprenditore. Però nel suo libro, negli anni 70, lui dice una cosa politica. Dice questo bisognerebbe fare, però non si può fare del tutto, perché c'è l'Unione Sovietica. Alcuni circoli americani, dei conservatori americani, che almeno hanno il privilegio veramente, guardate, qualche volta leggerli è veramente bello, perché loro dicono quello che pensano. Non lo mascherano, dicono quello che pensano. Oggi se uno va a prendere le teorie e l'elaborazione dei circoli conservatori americani che governano, diciamo, la dicono con chiarezza, parlando del nuovo secolo. E dicono con chiarezza, non c'è più bisogno di fare un compromesso sociale come quello che in alcune situazioni abbiamo dovuto subire. Perché non c'è più l'alternativa, siamo solo noi. Perché siamo noi il mondo. Siamo noi il mondo. Quando dicono così, intendono una cosa veramente precisa, rosa, ma chiarissima, che pratica. Dicono con chiarezza nei loro documenti, a proposito della discussione in America, lo Stato federale deve ridurre ogni spesa sociale perché deve sovvenzionare l'industria militare. Non mandano a dire, non lo nascondono, lo esibiscono. Il punto non è che lo Stato sociale, ovviamente quello americano sappiamo benissimo, è altra cosa, la storia europea, costa troppo. No, il punto è un altro. Il punto è che lo Stato deve sovvenzionare le industrie private e le grandi multinazionali. E la dicono così. Basta andare a leggere. E nel mondo di oggi, voi capisco che molte volte con quegli aggeggi elettronici, però vi assicuro che con internet è facilissimo, fatevi aiutare da un nipote, diciamo così, e uno va a cercare e trova delle cose chiarissime. È la concentrazione del potere che sta succedendo nella globalizzazione, è la concentrazione del potere nella tecnologia e nei capitali, che viene utilizzata per un ridisegno dei rapporti sociali su scala planetaria. Dentro questo, il punto chiave, l'unico punto chiave per quanto mi riguarda, e qui davvero io penso che la storia del movimento operaio europeo quasi torni alle origini, e che questa sfida, qui qualche un compagno prima diceva, il capitalismo è sempre stato internazionale, dicendo una cosa, in una parte è vero, che nella prima rivoluzione industriale effettivamente il capitalismo si presenta così, e non è caso che la storia del movimento operaio nasce quando qualcuno ha scritto proletari di tutti i paesi uniti. Proprio perché fin dall'inizio il problema è posto mondialmente. Ma, attenzione, dire questo secondo me rischia di essere impreciso proprio per la storia che ha avuto il Novecento. Ho detto prima che anche un sistema di stati che aveva un altro sistema totale di orientamento rispetto al mercato ha costruito delle condizioni storiche per cui i compromessi sociali nei paesi occidentali fossero diversi, questo non c'è dubbio sul piano storico. Però è vero anche un'altra cosa, e cioè che la storia del movimento operaio in Europa, è una cosa che fa la differenza, perché anche quando ha avuto illusioni non è mai stata, secondo me, in origine ascrivibile a un'idea dove nella democrazia non ci fosse la libertà. E ancora oggi, in questo scontro mondiale, che è apertissimo, fra un'idea di globalizzazione dei diritti e un'idea di globalizzazione del capitale,
sostanzialmente a due grandi modelli di riferimento. Oggi, il modello americano, l'idea del modello americano, esattamente come modello in cui, venendo esattamente all'analogia, anche qualora ci potesse essere, penso agli anni 30 in America, una mediazione nella politica dei rapporti sociali, però non c'è mai il sindacato come soggetto autonomo e generale. Il sindacato, sì, perché negli UDI, quel sindacato lì, anche negli UDI, che oggettivamente è una politica, diciamo, di mediazione sociale, ma il sindacato viene rinchiuso dalla stessa politica del UDI, viene rinchiuso a un sindacato puramente aziendale. Con mille storie, ma voglio dire, ma io parlo del fatto che quella politica venne fatta una legislazione che impediva sostanzialmente la creazione di soggetti sindacali che fossero di tipo generale. Il sindacato veniva aziendalizzato e quindi ridotto a un'idea di puro interesse e non più a dare un contributo a un'altra idea di società generale. Il modello americano da una parte e il modello europeo dall'altra. Questo è lo scontro del mondo di oggi e la vostra storia c'entra moltissimo con questa attualità. Perché il modello sociale europeo, a mio modo di vedere, esprime un'altra idea proprio dello stesso sviluppo dello stare della società, ma che non nasce solo nel contrappeso della guerra fredda, che pure è un argomento del contesto storico, nasce anche per un altro sostanziale elemento di fondo, che è la soggettività dei lavoratori organizzati. E come è stato qui detto in modo diverso, la soggettività dei lavoratori organizzati in Europa non è mai stata un puro strumento di qualunque convenienza politica, anche nei partiti della sinistra. È sempre stata una cosa che interveniva anche quando ubbidiva, come è stato prima detto, cioè è sempre stato un soggetto. I lavoratori si organizzavano ed erano un soggetto per gli imprenditori, erano un soggetto per la democrazia e le istituzioni, erano un soggetto anche per i partiti della sinistra. Questo è quello che fa diverso il modello sociale europeo della sua competenza. E noi siamo oggi di fronte ad un processo più generale che cerca di ridurre quelle conquiste e quella dimensione sociale della democrazia. Ma la vostra storia è anche una storia che parla esattamente di quella soggettività lì, nel suo momento in questa storia nazionale più aspro dopo il dopoguerra. Ma questa, per avviarmi alla conclusione, è un punto che io credo su cui è molto importante riflettere collegandolo alla vicenda di cui voi appunto detto prima, non è che ci ricordate, la rappresentate direttamente, fisicamente, la siete. Quella storia che è appunto un'idea della democrazia non è un'idea qualunque della democrazia, è un'idea della democrazia come possibilità di partecipare, come possibilità di organizzarsi per migliorare la propria vita. Innanzitutto quello stabilito dall'articolo 18 ha esattamente questa razionalità, vuole ripristinare una disuguaglianza di partenza. Se tu, come voi avete subito, puoi licenziarmi senza nessun motivo, in realtà quello che ti interessa è mettere in discussione il mio diritto di organizzarmi per migliorare le mie condizioni. Il licenziamento non è il fine, è lo strumento per evitare che io mi organizzi al meglio delle mie possibilità. Cioè mi intimidisci, cioè usi la prepotenza, cioè condizioni la mia libertà di organizzarmi. Questa è l'idea di democrazia che le lotte dei lavoratori, per buona parte la storia del sindacato, della sinistra politica, anche quando è stato in ritardo, però costruito nel nostro paese, è basata su quest'idea di democrazia. E come ho cercato di dire prima, quest'idea di democrazia è un'idea attualissima delle contraddizioni di oggi. Perché oggi i processi in cui siamo di fronte, che sono il grande dominio della finanza sull'industria, che sono la grande concentrazione delle multinazionali,
che sono i poteri dell'economia rispetto alla democrazia rappresentativa. Perché il processo che noi abbiamo costruito si è svolto dentro gli stati nazionali, no? In Italia la Costituzione, poi quel percorso, lo Stato nazionale, ma in tutta Europa è stato così nel dopoguerra in modi diversi. Hai costruito un compromesso sociale. E il compromesso sociale era la base della democrazia. Oggi il processo che stiamo avendo è un processo che cerca di svuotare la democrazia per ridurre il compromesso sociale e per mettere i lavoratori in una condizione di diseguaglianza che è quella del mercato naturale, della diseguaglianza tra il singolo lavoratore e chi possiede la proprietà del capitale. C'è una pressione che va esattamente lì, cioè all'indietro di una storia. E non sono chiacchiere, perché se uno guarda quello che succede, oppure, io mi sono posto l'altro giorno, quando facevo le discussioni sulla Cina, no? E del nuovo meccanismo di competizione economica. Allora mi verrebbe da dire una cosa semplicissima, per dimostrare questa qualità. Se in Cina ci fosse lo statuto dei lavoratori, la stessa dimensione con cui la competizione di quel sistema svolge nell'economia mondiale sarebbe completamente diversa. Perché in Cina i lavoratori non discutono quanto lavorano, quanto guadagnano, non lo discutono, non lo possono non discutere. Tutta la produttività di crescita di quel paese non viene redistribuita in un modo in cui i soggetti possono incidere. Questo crea un problema, no? Inevitabile. Se un'operaia tessile cinese, che pur ha qualità professionale di un certo tipo, per fare un prodotto di non particolare valore aggiunto, lavora quasi il doppio di un'operaia tessile italiana, guadagnando a parità di moneta, 15 volte di meno. Voi capite che in quel percorso lì, se io faccio metto in competizione solo i prodotti che escono da queste diverse dimensioni sociali, è complicato. Questo è il punto, è un punto di oggi su cui vorrei adesso chiudere davvero. Ho cercato di mettere così il discorso perché penso davvero che i compagni che sono qui, e poi come ha detto qualcuno, ancora con questa voglia di lottare e questa passione, penso che è giusto dire a loro che non solo devono avere il conforto per quello che hanno fatto, per le condizioni diverse per altri lavoratori che anche grazie al loro sacrificio sono costruite, perché dopo le discriminazioni c'è stata la ripresa operaia della fine degli anni 60 e c'è stato lo statuto dei lavoratori. Ed è stato grazie anche alle lotte durissime degli anni 50. Ma voglio dire loro che abbracciarli oggi e la necessità di ricordare quei fatti non nasce solo per quello che hanno costruito per gli anni dopo, non nasce solo per l'oggi, è che l'oggi stesso è insidiato da una minaccia di tornare indietro dalle conquiste che voi avete fatto. E questo, secondo me, è un motivo in più per rispettare, dare l'onore che merita a quella generazione che affrontò in questo paese che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale in condizioni difficilissime, una battaglia che era una battaglia di fondo, era una battaglia per la dignità dei lavoratori, ma al tempo stesso era veramente una battaglia perché la democrazia di questo paese si costruisse in un certo modo. Oggi quella democrazia è minacciata e ancora